A voi, ciao a tutti, queste sono le orchidee. Dietro lavanda. Questo è Cymbidium, questa è una Phalaenopsis. Adesso vi spiegherò come curare il Cymbidium. Per prima cosa, il Cymbidium è una pianta che va esternamente alla casa, ovvero fuori al giardino, in quanto è un'orchidea da esterno. Qui non l'ho messa all'esterno perché sta diluviando qui, cioè adesso no, ma ieri si era formato un fiume fuori, questa qua si è stata portata via e preferisce la terra rispetto alla corteccia. Degli pseudobulbi di questa forma, questo qua non so che varietà è. Delle foglie che in genere sono imponenti, cioè arrivano anche fino qua, ma perché ha verandate di riposo infernale, infatti quando sentono troppo freddo vanno in riposo infernale. Per poi fiorire fanno dei fili molto belli. Questa qua è un ibrido e non è un ibrido e non è botanica. Però è bella lo stesso. Di acqua, io sinceramente quando va in riposo infernale non gliela do anche per 4 mesi, anche per 5 mesi, cioè non gli do niente, 5 mesi, 6 mesi, tanto, perché questa qua mi fa un riposo invernale enorme. Per poi all'inizio, quando voglio che inizi a fare le foglie, vedo che i pseudobulbi sono più attivi in quanto diventano verdi, appunto, e inizio a dare molta più acqua del normale, cioè do molta più acqua di quanto gliene do adesso, tantissima, zuppo la terra, ma la zuppo tanto. Inizio a fare le foglie e do acqua normale, anzi, se tipo a questo dendrobio gliela do una volta alla settimana, a lei gliela do una volta ogni 2 settimane, ma gliene do la metà di quella che do a lei per la grandezza cioè, se io prendo questa, gli metto metà vaso d'acqua, questa gliene metto metà vaso d'acqua, cioè proprio gli metto pochissima d'acqua. A lei, giustamente, ho fatto un esempio, ho messo un vaso intero d'acqua, nel senso ne immergo del tutto. Questa qua, prendo una bottiglia di queste quantità qua. Guarda, non mi ritrovare che non la vedo. No, non è quella. Aspetta che ce l'ho qua fuori, la prendo subito. Insomma, la quantità che gli do è questa. Cioè, anche di meno. E quindi giustamente non è che secondo me necessita di tanta acqua, quindi mentre sta in riposo invernale non date mai acqua. Quando c'è tanto vapore faccio così in modo che vola, mo non prende dalla telecamera, ma prima l'ho lasciato acceso tutta la notte, cioè fino a qua arrivava il vapore tutto. Quindi pochissima acqua in riposo invernale, tantissima acqua nel momento in cui i pseudobulbi diventano verdi. La metà di acqua, quindi per niente riposo invernale, tantissima acqua quando i pseudobulbi diventano verdi e metà del vaso d'acqua, quindi se il vaso è così grande, un vaso bello grande, gli do insomma un po' meno di questa quantità qui, di questa capienza. Non lo concimo, però se lo voglio far rifiorire, forse è meglio che lo concimate. Questo qui, questa orchidea non vuole il sole pieno, infatti io qua la tengo a penombra, ma quando sta fuori, se la lascio tipo in questa zona qui, dove non c'è tanta aria, cioè sì, aria, se almeno non c'è tanto sole, va bene. Cioè se prende un po' di sole la mattina, anzi è meglio, l'importante è che il pomeriggio sta fresco, non è che ama tanto sto calore. È un'orchidea che a me piace tanto perché i suoi pseudobulbi ricordano un po' quel Bulbophyllum nudlei, una cosa del genere, non mi ricordo il nome, che è un tipo di Bulbophyllum che io amo, guardate. Non ce l'ho perché non si trova in commercio. Si trova solo in zattera, ma non so, quando sono. Scusate se la batteria mi si è scaricata, quindi si è sentito questo rumore. Quando sono andato all'orchideria di Morosolo, l'aveva solo sotto forma di zattera, ma ho preferito comprare queste che mi colpivano di più, di zattere, ma adesso voglio fare tutta questa parete di zattere. Però più in là, infatti adesso a casa mia mi stanno appena progettando la serra, vi farò un tagliapese per farvi vedere tutto. Scusate per la pronuncia che non lo so dire, io lo leggo così. Grazie al nuovo iscritto, spero che il video vi sia piaciuto. Questo è il mio Cymbidium, dall'orchideria è tutto.
Quindi questo è come lo curo io. Non metto la segatura, sì, la segatura, non metto, come si chiama, la corteccia, metto semplicemente la terra e di concime preferirei mettere quando sta in fioritura, se lo volete far fiorire 20, 20, 20, però una quantità minima in 1 litro d'acqua, quindi poco, poco, davvero poco. Mettere 1 grammo in 1 litro d'acqua, quindi non è niente. Preferite questa, non bombardate la pianta di medicinali, che i medicinali sarebbero appunto i concimi, perché vi dico, la pianta non ne ritrae il beneficio, anzi è una cosa forzata, in natura fioriscono. Questa qua non ho messo nessun concime, guardate quando mi è rifiorita, questa stava a casa mia, è un altro, cioè non ho messo mai concimi, il vasetto è piccolino, non l'ho mai cambiato a posto. Ciao a tutti, lasciate tanti lasciate like. Iscrivetevi al canale, come vi devo dire, e commentate su che orchidea vorreste che compro, se la riesco a trovare, o su che orchidea vorrete che vi faccia una recensione. Ciao!